tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Sto per fare uno dei video più trash della storia del mio canale, ma wow, sono troppo felice perché questo video mi ha fatto morire dalle risate. È un video ideato da Steffi1986, che adoro, adoro, adoro e adoro, ma mi ha taggato Alice Love Books, di cui vi lascio il link qui sopra, qui sotto o dove è. Questo tag si chiama Il Libro Risponde e consiste praticamente nel prendere uno dei libri più trash che avete nella vostra libreria e nel rispondere a delle domande utilizzando quel libro, quindi aprendo una pagina a caso. Vabbè, probabilmente mi sono spiegata malissimo, ma è molto più facile a farci che a dirsi, e quindi appena comincerà il video lo scoprirete da soli. Per questo video io ho scelto Nel Regno della Fantasia di Geronimo Stilton, che forse non è il massimo del trash, però io ho pensato subito a questo libro nel vedere questo video e chissà che cavolo esce fuori. Io ho adorato questo libro, l'ho letto tipo 4 volte quando ero piccola, però vabbè, in ogni caso incominciamo subito. Questa parola indica la tua personalità, vediamo. Questa qui. Niente, perché è uscito questo. Quindi praticamente la mia personalità è la porta del regno dei folletti che sa di pino e di erba. Qua c'è scritto che sa niente, di niente, non c'è scritto, però sa tipo di erba. Comunque vediamo quale parola è la mia personalità. Questa. Ecco, la mia personalità è ecco. Bene. Questa parola indica ciò che desidero. Che cavolo desidero? Vediamo, qua. Talascia dei Sirenoidi. Qui, questa. Questa cosa io la desidero, desidero Talassa, Talascia, Talassa. Poi che? Non so che domanda devo fare. Questa parola la dedichi ai tuoi nemici. La. Viva la compagnia! Praticamente è il la di viva la compagnia. Quindi ai miei nemici gli dico viva la compagnia! Bello. Questa parola indica la tua sfera sessuale. Con Geronimo Stilton poi. Verde, la mia sfera sessuale è verde. Ok, quindi io non sono né rosa, quindi donna, né blu, io sono verde. Verde. Bene. Ecologica, direi. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Il marchio di fiamma, praticamente il dito è qui, quindi la parola è di. Non mi accadrà mai di. Puntini, puntini, puntini. Questa frase sogni di tatuartela e ho proprio paura di cosa io possa sognare di tatuarmi. Questa frase sogni di tatuarmela. Giustamente, certo. Riproviamo. E che cavolo! Non trovo una frase che sogno di tatuarmi! Il rospo mormorò: Cavaliere, la compagnia è stanca, non possiamo accelerare. Quindi praticamente io me la tatuerò in fronte o probabilmente dietro alla schiena su tutta la spina dorsale, perché è una frase, è una perla di quella saggezza che mi piace. Mi piace proprio. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Orchi, orchetti per incubi perfetti, lupi mannari e vampiri sanguinari, mostri pelosi davvero spaventosi, ululoni ululanti e spettri sguerci sputacchianti. Dai vostri sogni usciranno, le strade invaderanno. Quindi io praticamente per diventare ricca all'istante vorrei tipo richiamare gli spettri ululanti che invadono le strade insieme a orchi, lupi mannari e mostri pelosi. Quindi ragazzi diventerò tipo una strega nera, mi metterò a fare sedute spiritiche e mi pagheranno e farò tanti soldi, una ricchezza immediata. Questa frase la userai per abbordare, vediamo subito. Questa. Ma dov'è la mappa del Regno dei Folletti? Ah, che pessima organizzazione!
E sicuramente se vado da un ragazzo e gli dico: ma dov'è la mappa dei folletti? Che pessima organizzazione! Lui mi dice: sbattitela in faccia la mappa dei folletti. Questa frase rappresenta il tuo futuro e vedremo subito che futuro mi aspetta. Qua. Poi la gigantessa offrì a Cucullino la pagnotta che nascondeva il sasso. Assaggia, è una mia specialità! E quindi non so, cucino sassi, cucinerò sassi e tenterò di uccidere qualcuno mettendogli dei sassi nel piatto e quindi sperando che si strozzi. E quindi in tutto questo avrò un futuro da serial killer, il che mi piace abbastanza. Geronimo Stilton, mi stai aprendo un mondo. Tagga tre persone, dedica loro la nuova frase selezionata. Allora io taggo The Crazy Fangirl, taggo Books and Muffin e taggo Diary of a Bibliophile, sperando che possano rifare questo tag che è veramente il trash del trash del trash. E dedico a voi questa frase. Se davvero volete salvare la regina, il vostro cuore è nobile e tanto basta. L'unica frase bella del tag è uscita come dedica. E quindi praticamente vi dedico di salvare la regina e di avere un nobile cuore e tanto basta. Quindi chiudiamo il libro e chiudiamo il tag. E niente ragazzi, questo è il mio video, io ho adorato poter fare questo video, spero sia piaciuto anche a voi, vi mando un bacione enorme, ringrazio ancora Alice per avermi taggato e niente ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!